le braccia, per cui dovrebbe avere le braccia più corte Lobbo. Beh, infatti a vederlo così sembra, vediamo, prima ripresa fra due pugili che fanno della potenza la loro arma principale. Vedremo, l'unico interrogativo per quanto mi riguarda è relativo a Vincenzo Cantatore, è vedere se il nostro pugile riuscirà a indirizzare nei giusti binari la sua straordinaria potenza. È stato Lobbo che è partito immediatamente con due diretti sinistri al corpo, ma che il nostro Cantatore ha evitato e lo controlla. Arriva sotto Lobbo, intervento arbitrale molto energico, ex pugile Richie Davis, l'abito dell'incontro. I sinistri Cantatore e poi il destro vuoto. Reagisce subito Lobbo con questi colpi da lontano, comunque che servono in tutti i casi, è lontano il nostro. Molto attento Cantatore, il sinistro di Cantatore è arrivato a segno. Ancora! Il destro di Cantatore! È arrivato il destro, gancio destro! Pesantissimo! Bellissimo! Le gambe di Lobbo non reggono più bene, secondo me. Sì. Da questo momento credo che Cantatore... Lui è fermo, ma le gambe... Non farà passare un secondo di attesa per iniziare la sua sarabanda di colpi! Sì. Destro a testa. Lo sguardo di Rogerio Lobbo è un po' smarrito. Tranquillo, sereno, vediamo, mi ha strizzato l'occhio. Rogerio Lobbo è in grado di riprendere. Vediamo. Non lo so. Avevo ragione a mettere una protezione al monitor. Ha reagito improvvisamente Lobbo. Sì, il secondo colpo lo ha svegliato dal primo. Sì, sembrava sull'orlo, è ancora sull'orlo. Ancora un destro diretto che è arrivato a segno e che lo ha sentito. Si butta coraggiosamente in avanti il pugile brasiliano, tenta di legare, spingere, tenta di fare qualche cosa. Destro d'incontro. Stupendo destro d'incontro di Vincenzo Cantatore. Si alza subito Lobbo. Su un altro destro di Lobbo. E finisce l'incontro. Che non ha avuto alcun effetto. Finisce l'incontro al termine della prima ripresa. Una grandissima dimostrazione di potenza da parte di Vincenzo Cantatore. Allora vuol dire